movimento No TAV non prende del tutto le distanze dai violenti, che in parte giustifica. Stanotte tensione per il passaggio del treno con le scorie, nuovo sequestro di armi. Ed ora ci spostiamo in Valle di Susa per occuparci ancora di alta velocità. Nella riunione del Comitato dell'Ordine Pubblico convocato per domani mattina si parlerà anche del campeggio No TAV di Comonte. Da lì sarebbe partito un gruppo che sabato notte ha attaccato la recinzione del cantiere della Maddalena. Nel movimento si discute dell'azione. Anche chi critica l'uso della violenza ne capisce le ragioni. Per il prossimo sabato è annunciata un'altra manifestazione. Alle reti c'eravamo anche noi. Il movimento No TAV non ci sta a farsi dividere in buoni e cattivi, ma che professionisti del disordine. Sabato notte in Val Clarea per Alberto Perino c'erano anche molti valsusini. Al telefono ci ha spiegato così la sua posizione. Io non prendo le distanze dall'azione contro il cantiere, perché il movimento No TAV ha sempre dichiarato che quelle reti sarebbero state tagliate, sarebbero andate giù, e in effetti sabato sera quelle reti sono state ampiamente violate. Noi ce l'avevamo con le reti, non certo con chi era dall'altra parte delle reti. Donatella Giunti, lei fa parte dei Cattolici della Valle, movimento che aderisce alla protesta No TAV, ma come giudica le violenze di sabato sera? Non siamo d'accordo su queste violenze, perché la violenza genera comunque violenza, ma al di là delle responsabilità che ci saranno forse delle singole persone, si richiede nuovamente di nuova gran voce che la politica ascolti quali sono le ragioni tecniche del movimento. Eleonora Ponte, lei fa parte di Presidio Europa, uno dei tanti gruppi che aderiscono al movimento No TAV. Voi approvate il ricorso all'uso della violenza? Io personalmente no, è un metodo in cui non credo. Non mi sento però di etichettare come cattivi le persone che all'interno del movimento in certi momenti cedono a questa provocazione, perché comunque bisogna viverla, bisogna provare a vedere un pochino cos'è vivere con questa occupazione militare in valle, non è affatto facile. Se si potesse fermare, ma qua ci vuole davvero un gesto di buona volontà da parte delle forze politiche e ragionare nel merito, forse torneremo anche proprio il terreno sotto i piedi a chi ormai crede di avere solamente delle azioni violente per farsi ascoltare. Restiamo in Valsusa. Stanotte un gruppo ha tentato di bloccare il treno delle scorie nucleari che transitava Bussoleno. Ci sono stati momenti di tensione. 154 persone sono state identificate dalle forze dell'ordine. Passa un treno con le scorie nucleari e per la Valle di Susa è un'altra notte agitata. I No TAV vogliono fermarlo, ma non ci riescono. Solo a Borgone di Susa, 15 attivisti, 13 italiani, un francese e un greco, riescono ad occupare i binari, ma per pochi minuti, poi se ne vanno. Altri 120, per unirsi loro, salgono su un treno regionale a Chiomonte, che proviene dall'Alta Valle, ma a Bussoleno si ferma e non riparte. Fonti delle forze dell'ordine riferiscono che in No TAV, alla vista della polizia, sono rimasti deliberatamente a bordo. È cominciata però una discussione durante la quale dal movimento è stata lanciata la richiesta di fare intervenire gli avvocati del legal team No TAV. Vicino al campeggio a Chiomonte, intanto, alcune manovre della polizia hanno fatto temere lo sgombero. Dal cantiere sono usciti 50 agenti in tuta antisommossa con una ruspa e un idrante. Uomini e blindati sono però rientrati nel cantiere mezz'ora dopo. Era la reazione al tentativo di un altro gruppo di attivisti di avvicinarsi al cantiere lungo la diga sul fiume. Poi è tornata la calma. E ancora un sequestro di coltelli, caschi, passamontagna in Valle di Susa. Questa notte polizia e carabinieri in servizio per controllare le proteste di cui abbiamo appena parlato hanno fermato vicino a Chiomonte un pulmino di francesi. Nel bagagliaio, lo potete vedere, c'erano le armi usate dai gruppi anarchici antagonisti per dare l'assalto al cantiere della TAV. 9 francesi sono stati denunciati e accompagnati alla frontiera.